Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Ebbene sì, ci ho preso proprio gusto a girare questi video tutti dedicati alla concimazione, ma soprattutto concimi biologici. Oggi, come vedete, ho in mano del riso, riso che bene o male non manca in nessuna delle cucine italiane, c'è chi ne fa più uso, chi un po' di meno, però bene o male tutti andiamo a cucinare questa fantastica pietanza. E in questo momento ho in mano un Carnaroli, ma l'esperimento che andremo a vedere va bene praticamente per tutti i risi. Perché? Abbiamo fatto delle analisi grazie a questo mio amico che è un tecnico di laboratorio, l'abbiamo fatto con il basmati e l'abbiamo fatto con il Carnaroli. Non è cambiato granché, anzi i risultati sono stati identici. Andremo a vedere come grazie alla lavatura del riso l'acqua che noi ricaviamo da questo lavaggio può essere indicata soprattutto per concimare le nostre piante fiorifere, ma soprattutto per orto, tutto ciò che ha bisogno di crescita, come le piante che abbiamo nel nostro frutteto. Quindi frutti, orto e soprattutto piante che fanno molti fiori durante l'anno hanno bisogno di una cosa importantissima, il potassio. Ecco, andremo perciò a vedere come poter farci in casa da soli un concime molto ricco di potassio e faremo proprio un confronto anche parallelo con un concime classico che in questo caso si usa per esempio per i gerani. State con me. Bene, allora qui abbiamo tutto quello che ci occorre. Il nostro riso, facciamo che una famiglia di 4 persone ne usa più o meno, si dice, classico pugno. Fatto sta che abbiamo messo più o meno 4 pugni. Abbondiamo un pochino, facciamo 4 e mezzo. Questo è il riso. A questo punto non dobbiamo far altro che andare a mettere 1,5 litri di acqua. Quindi bagniamo, o meglio, laviamo il nostro riso. Perché? Perché lavandolo il riso rilascia, guardate, vedete che cambia già colore. Allora, non dobbiamo far altro che fargli un bel massaggio. Fra le varie cose, volevo anche segnalarvi che nel nostro canale vi è un video, non girato da me, ma dove io presento una grande cuoca di Brescia, che salutiamo, tra l'altro si chiama Alessandra Dogali, che ha un ristorante molto dove si mangia molto molto bene, in provincia di Brescia, a Rovato per la precisione, e lei ci ha fatto proprio vedere come si fa a fare il riso basmati, far sì che appunto non, alla fine non venga fuori tutto appiccicoso, per far sì che tutti i chicchi siano belli divisi uno a uno, e usa proprio questa tecnica del lavaggio. Dice: facciamogli un bel massaggio al nostro riso, massaggiamolo un poco, e lei dice di farlo, di lavarlo 3-4 volte addirittura per appunto per ottenere questi chicchi sgranati uno a uno. Nel nostro caso è sufficiente fare un piccolo massaggio in questo modo, e a questo punto quello che abbiamo ottenuto è già un concime ricco di potassio. Non dobbiamo far altro adesso che togliere il riso con un colino. Andiamo a fare questa operazione molto semplice. Questa è la pentola dove noi andiamo a recuperare l'acqua, e qui rimane il riso. Andiamo a colarlo. Eccolo qua. Bene, il nostro riso andrà in cucina pronto per essere cucinato nel modo che desideriamo. Ma quest'acqua sarà un toccasana per le nostre piante, soprattutto piante che abbiamo detto vogliono il potassio, piante che devono fiorire molto, piante che devono fruttificare, quindi stiamo parlando di piante da frutto, oppure piante dell'orto. Quindi adesso andiamo a vedere in percentuale, soprattutto con i numeri, il contenuto di quest'acqua. Bene, allora, pensate che in questo momento quel 1,5 litri d'acqua che avete visto versare è diventato un concime che in questo caso è privo di azoto. Infatti noi non lo useremo dove vi è bisogno di azoto, ma lo useremo soprattutto dove vi è bisogno di fosforo e potassio.
Pensate, il fosforo, e con questo semplice gesto che abbiamo fatto appunto di risciacquo del riso, è aumentato di 50 volte, mentre il potassio è aumentato di ben 25 volte. Si abbassa anche il pH, quindi serve soprattutto questo concime per le piante acidofile, perché abbassandosi il pH arriva a 5.6. Questi sono numeri che, vi ripeto, non sono numeri che sparo a caso, ma sono numeri che mi sono stati forniti dal mio amico che è un tecnico di laboratorio. Quindi il pH è un pH basso e va bene soprattutto per piante acidofile. Citiamo le azalee, le camelie, le ortensie, cioè tutte le piante che comunque fanno parte delle acidofile, sicuramente questo è un concime ottimo per loro. Però possiamo utilizzarlo anche, per dire, per i gerani, per la dipladenia, per la bougainville, insomma va bene per tutte le piante che fanno molti fiori. Quindi le piante che noi abbiamo sul balcone, che devono necessariamente, perché le vogliamo sempre belle, continuare a fiorire, questo è sicuramente un ottimo concime. Dicevamo del potassio e del fosforo. Adesso andremo a vedere, faremo un parallelismo fra questo concime che vedete qui in questa pentola e un concime classico. Io in questo caso ho preso uno della Cifo, è un concime proprio specifico per geranii. Andremo a vedere con i dati dell'etichetta e con i dati del laboratorio chi vince, su cosa vince. Bene, a questo punto il nostro concime possiamo darlo tranquillamente alle nostre piante. Ottimo per i gerani, ma tutte le piante comunque che durante la stagione estiva continuano a rifiorire. Quindi, che dire, la surfigna, la petunia, la dipladenia, in questo caso questa che è la mandevilla, che continua a fiorire, pensate, da qui a ottobre è un fiorire continuo. Quindi bene, allora all'inizio del video parlavamo di un confronto che andremo a fare. In questo caso ho preso a riferimento un concime che è il Cifo per gerani, ma possiamo prendere anche degli altri tipi di concime. In questo caso io ho trovato il Cifo per gerani e andiamo a confrontarlo con l'acqua con cui abbiamo lavato appunto il nostro riso. Cosa succede, o meglio cosa è successo nel laboratorio del mio amico che mi ha fornito gentilmente questi dati? Allora, per quanto riguarda l'azoto, qui scriviamo proprio Cifo e qui scriviamo riso. Allora, per quanto riguarda l'azoto, che ricordo l'azoto lo troviamo N, questa è la sigla che noi troviamo sulle etichette, quando troviamo scritto N vuol dire azoto. Allora, l'azoto nel Cifo è pari a 172, stiamo parlando miriagrammi per litro. Nel riso è praticamente pari a zero o poco di più, quindi è irrilevante. Ma abbiamo detto che questo concime che noi otteniamo dal lavaggio del riso è un buon concime soprattutto per le piante dell'orto, per le piante da frutta e per le piante che devono continuare a mettere fiori. Perché? Perché è, in questo caso, è ricchissimo. Intanto abbiamo anche del fosforo, che viene evidenziato con la P, che in Cifo è presente in 173 mg per litro, mentre qui è presente comunque nella misura di 60, diciamo che circa un terzo, e ce l'abbiamo, e questo è il fosforo. Ma la cosa sorprendente è la K, il potassio. Il potassio presente in Cifo è pari a 33, quello presente nel riso è pari a 44, pensate, è anche di più di quello che noi possiamo trovare in un concime liquido che possiamo acquistare. Quindi è questa sicuramente la forza di questo tipo di concime. Possiamo dire così che potremmo dire che è un elisir di lunga vita per le nostre piante, un elisir di bellezza per le nostre piante. Perché? Perché il potassio va a far bella la pianta, dalle foglie, dalla struttura, dal portamento, ma soprattutto fa diventare i fiori belli, grandi, luminosi, e quando abbiamo dei frutti anche lì i frutti diventano più grossi e soprattutto più gustosi. Quindi il potassio è l'elemento principe in questo tipo di concime. Non da sottovalutare anche
il fosforo, che comunque è presente 60 contro 173, dicevamo appunto un terzo. Lo sappiamo essere molto importante per tutto ciò che è l'apparato radicale, e soprattutto protegge anche dalle malattie, quindi per l'orto è veramente un toccasana. Bene, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come avete visto, è molto semplice potersi creare in casa un concime liquido, in questo caso ricco di potassio. Ricordate la parola potassio, che è il fondamentale per, abbiamo detto, per la fioritura, per i bei fiori e soprattutto per i bei frutti e il bel raccolto del nostro orto. Se invece avete bisogno di un concime ricco di azoto, questo non è il sistema giusto. Dovete andare a comprare un concime ricco di azoto. A questo punto vi lascio anche in calce a questo video sia anche il cifo per gerani che avete visto già l'etichetta, e vi lascio anche un buon concime bilanciato di azoto, fosforo e potassio, proprio da poter utilizzare con le vostre piante se hanno bisogno anche di azoto. Ma se avete bisogno invece solo di potassio, viva il riso! Io con questo video spero di esservi stato utile. Mi farebbe piacere che nei commenti, fra qualche mese, qualcuno di voi mi mettesse delle foto del risultato che ha ottenuto grazie a questo sistema. È inutile dire che non basta fare una volta una concimazione con quest'acqua, non è miracolosa, però se vi prendete del tempo, diciamo i due mesi della fioritura che hanno tante volte le nostre piante, i gerani durano anche molto di più, portate avanti la stagione con questo tipo di concimazione. Ecco, a chi chiede a quanto bisogna concimare, tenete presente che bene o male un concime liquido come può essere quello della Cifo, che abbiamo visto ha lo stesso dosaggio, anzi minore, a livello di potassio, viene consigliato circa ogni 15 giorni un misurino in 3 litri. Qui abbiamo visto che noi otteniamo 1,5 litri di concime che diamo così puro alla pianta. Avete visto che anche una pentola con dentro 1,5 litri di concime la possiamo dare giusto a un paio di cassetti di gerani, non di più. Alterniamola alle bagnature frequenti che noi facciamo alle nostre piante, appunto ogni 15 giorni. Fatemi sapere dopo questo periodo di 2 o 3 mesi come è andata con le vostre piante. Come sempre, un bel pollice all'insù, spolliciate e alla prossima. Ciao!